Sentiamo Giovanna Tacconi, la presidentessa del comitato, che ci spiegherà cosa succede qui il sabato mattina, come si svolge questo evento, da cosa è iniziato e cosa c'è di particolare oggi. Il mercato della terra è un mercato organizzato dal comune di Umbertide insieme a Slow Food e anche da altre associazioni di categoria. Il mercato si svolge tutti sabato mattina. Ci sono produttori esclusivamente del posto che vendono prodotti che non devono superare i 40 km di distanza dal mercato. E quello che è importante inoltre è che i prodotti che vengono venduti sono esclusivamente dell'azienda che li produce. Abbiamo detto che oggi ci sarà un evento particolare in questa piazza. Di cosa si tratta? Allora, oggi per la prima volta vengono in visita dei turisti stranieri che sono interessati ai prodotti tipici del posto e vengono a vedere il mercato che viene svolto solamente qui ad Umbertide e a Milano per adesso. Chi è stato il promotore di questa iniziativa per far comunque conoscere la nostra cultura italiana, se vogliamo, e anche Umbertide agli stranieri? Praticamente io sono stata contattata da un tour operator di Roma che ha visto Slow Food e quindi ecco, questo qui è un marchio di garanzia per la vendita dei prodotti tipici delle zone. Quali sono, oltre alla tipicità locale in sé per sé, quindi alla vendita di prodotti tipici, quali sono gli altri vantaggi di questo tipo di economia? Ecco, praticamente così possiamo avvicinare dei turisti che poi faranno lavorare i nostri agriturismi, i ristoranti e anche i produttori del posto. Siamo ancora qui al Mercato della Terra che, come possiamo vedere dalle immagini, non si occupa solo di diffondere la cultura culinaria del nostro territorio, ma abbiamo anche delle altre aziende che si occupano comunque di promuovere una green economy, un'economia che si basi con un nuovo contatto con la terra. Signor Gianni adesso ci spiegherà di cosa si occupa la sua azienda e come funziona la sua filiera. Voi sarete curiosi di vedere in mezzo alle piante, agli alimenti, pure il tessile, ma è un discorso che noi stiamo portando avanti da 10 anni e siamo molto contenti di partecipare alla parte agricola perché noi consideriamo la nostra produzione viene dall'allevamento, cioè invece di fare salsicce o formaggio, noi utilizziamo la fibra degli animali. Ed è una filiera diretta, integrata, cioè dalla fibra noi facciamo produrre i prodotti tessili che sono prodotti agricoli. E in questo caso si può parlare, diciamo, di un nuovo reparto dell'economia agricola? Io dico di sì, perché io ritengo questo un discorso agrotessile e quindi noi vogliamo essere un po' una spinta per ricreare quel discorso tra agricoltura e tessile che c'era nel passato, cioè non solo fibra che viene dagli animali, tipo la lana, tipo il mohair dalle nostre capre o l'alpaca dall'alpaca, ma anche riprendere il discorso delle fibre vegetali, quindi lino, canapa, seta, che era una delle produzioni agricole importanti dei nostri territori. È stato istituito un consorzio per portare avanti questa iniziativa? Beh, noi abbiamo sì, sostenuto e fondato un consorzio, si chiama Consorzio Arianne, Consorzio delle Fibre Naturali. Però quello che stiamo anche spingendo insieme al consorzio è di creare un centro delle fibre naturali a Umbertide che possa essere il punto di raccordo delle iniziative nuove e di integrazione di tutte queste iniziative. Siamo qui con il signor Renato Vicario e sua moglie Janet Wesley, che rappresentano Slow Food Upstate per gli Stati Uniti e sono molto interessati al mercato della terra di Umbertide. Ci può spiegare qual è stata la motivazione che vi ha spinto a visitare questo mercato e quali sono le prospettive anche in America?
L'idea principale in effetti di venire ad Umbertide era stata noi avremo il primo mercato della terra, the Earth Market come chiamato in inglese, in maggio, circa metà maggio, che sarà il primo negli Stati Uniti. Allora abbiamo preso l'opportunità di questo ciclo di tour che Slow Food Italia sta cominciando a preparare per venire a vedere come si stava svolgendo e come era stato accettato dalla popolazione locale, anche se in Italia c'è un'accettazione molto più alta, mentre negli Stati Uniti ci stiamo arrivando poco a poco, però siamo ancora al di fuori di quello che è l'accettazione in Italia. E con Vast Travel e RSI stiamo producendo una serie di programmi che col patrocinio di Slow Food Italia porteranno gli stranieri. Noi qua siamo rappresentati, siamo in circa 7-8 nazionalità diverse, dalla Turchia, l'Inghilterra, Sudafrica, eccetera, e siamo venuti a vedere per mettere nei nostri pacchetti di turismo anche l'idea di Slow Food per spingere questo concetto di mercato. In America quali potrebbero essere le prospettive? Secondo lei come sarà l'appoggio che la popolazione darà a questa iniziativa? Sta crescendo molto. Io ho visto che da quando mia moglie è la presidente, chiamiamolo, del convivium della zona di Upstate, nel South Carolina, negli Stati Uniti, e da quando ha preso in mano le redini della situazione, c'è stato un incremento enorme di partecipazione, persone che volevano farsi soci del movimento. Siamo passati da circa 20-30 persone, adesso saremo 70-80 persone, con probabilmente una lista email a cui mandiamo fuori effettivamente ogni mese almeno tra le 500 e le 600 persone. Questo è in una zona degli Stati Uniti. Per darvi un'idea, nel nostro stato noi siamo uno di 4 chapter, si chiamano, perciò di 4 convivium di Slow Food, perciò sta avendo un impatto molto forte, c'è una richiesta per cibi più biologici in una nazione specialmente dove ci sono tutti questi cibi che sono geneticamente modificati. No? È difficile tante volte, cioè per esempio per noi un problema principale è che non potremo ammettere chi produce carne di pollo, di anatra, tutti i volatili, perché non è possibile da noi trovare un animale che non abbia mangiato un pezzo di grano che sia geneticamente modificato. Non ci sono le aziende che crescono il mais per gli animali senza GMO. Ah, okay. È molto difficile trovare questi, però abbiamo le aziende che stanno provando molto bene di provare queste altre maniere di fare il cibo. E abbiamo 50 tipi di Slow Food Arc of Taste nella nostra zona. E per me è una cosa di essere molto contenta per quello. Beh, quello che stava dicendo, l'Arc of Taste e l'Arca del Gusto, che sono questi cibi che sono in via di estinzione, e nella nostra zona ce ne sono diversi che sono prodotti e stiamo cercando di spingere ancora di più questo, e in autunno ci hanno promesso che c'è un coltivatore che comincerà a dedicare, mi sembra, una decina di ettari alle coltivazioni senza modificazione genetica, e quello ci permetterà probabilmente l'anno prossimo di poter offrire anche quello che è la polleria, chiamavo, no? Animali da cortile, speriamo. Però l'idea sta funzionando e veramente ha avuto molto successo. Io sono stato in televisione negli Stati Uniti a febbraio proprio per spingere con lei, per spingere l'idea localmente e anche in ambito oltre che regionale. Che impatto può avere sulla produzione dei rifiuti questo genere di manifestazione? Ma secondo me è importantissimo, anche perché abbiamo un impatto praticamente pari a zero, anche perché si evita completamente l'utilizzo del packaging per la somministrazione di prodotti. E poi questo mercato è anche importantissimo per la nostra comunità, perché ha una grande valenza sociale, perché porta molte persone del territorio in piazza e ci permette di poter risocializzare fra le persone che vivono appunto nella nostra comunità.